Stiamo togliendo delle lamiere pericolanti, sono pericolanti, cercando che non cadano su terra. Faccia mai... Seconda fase questa, subito dopo l'emergenza. Dopo l'emergenza viene fatto questa messa in sicurezza delle abitazioni. Continuano gli interventi, grazie appunto al lavoro dei vigili del fuoco che stanno cercando di rispondere alle segnalazioni che sono state fatte. Mi dicevano stamattina che hanno ancora una settantina di interventi da fare. Continua il lavoro della protezione civile, ci sono molte squadre al lavoro per la rimozione in modo particolare di piante, alberi o materiale, ecco, rimozioni abbastanza pesanti. Poi naturalmente ci saranno le cooperative che curano il verde si occuperanno dei parchi pubblici e il personale comunale che si occuperà invece della viabilità, dei segnali caduti, ecco, di tutta quella che è la manutenzione un po' della città. Terminata la primissima fase dell'emergenza, Arzignano ora è alle prese con la messa in sicurezza e la pulizia delle macerie e della vegetazione. I danni al patrimonio pubblico si aggirerebbero intorno ai 4 milioni di euro. La fase turbolenta del maltempo non è ancora conclusa, ecco perché il lavoro sui tetti ora è la priorità. E caccia alle ditte per il ripristino delle coperture e puntualmente, come in ogni emergenza, odiosamente spuntano gli impostori a speculare, i cosiddetti sciacalli, pronti a insinuarsi nelle abitazioni disastrate. Sempre ci sono stati nei terremoti, nelle disgrazie. Loro si approfittano per ricevere soldi o non so io, lo Stato non fa niente con quelle cose lì, perché a dire la verità lo Stato non fa niente, però... È preoccupato? Sì, perché anche si sentono sempre in giro furti, guarda, se compri una pistola sei a torto.